Se a Pescara dopo l'eliminazione playoff si attende ancora di capire quale prospettiva ci potrebbe essere per la prossima stagione, al netto della possibile permanenza di Daniele Sebastiani come presidente, che continua a trattare la cessione in tutto o in parte del club biancazzurro, a Teramo qualcosa dovrà per forza di cose venire fuori, visto che continua da giorni lo stallo, perché in fondo una quadratura del cerchio non si è ancora trovata e l'interessamento dell'imprenditore Giuseppe Spinelli per il momento tale resta. Passi in avanti, pochi finora, con una tifoseria che frema e cerca di capirci qualcosa, che tuttavia resta ancora tutto da decifrare. Sembrava si fosse ad un passo dalla fumata bianca, ma lo stato attuale non pare essere in programma nessuna cessione imminente né eventuali incontri con il primo cittadino Gianguido D'Alberto. Cosa accadrà, posto che manca quasi un mese alla definizione di tutte le pratiche per l'iscrizione al prossimo campionato? Possibile che nei prossimi giorni qualcosa possa muoversi. Nel frattempo, come normale che sia, vige il più stretto riserbo su quelli che saranno i prossimi passi. Altrettanto evidente che di tempo ce n'è ancora, ma non moltissimo. Anche perché qualunque trattativa, di qualunque tipo, dovrà inevitabilmente confrontarsi con il parere del Tribunale di Roma, che in questo frangente gestisce il futuro della società sportiva. Ancora troppo presto per dire come e quando si concluderà questa vicenda e se in serbo ci siano anche strade alternative da poter percorrere in caso di fumata bianca che stenti ad arrivare. O se, come emerso nelle ultime ore, Spinelli possa essere protagonista di una sponsorizzazione del Teramo senza rilevarne le quote. Tutt'altra storia invece sul fronte Pescara. Anche qui però il riserbo è massimo, ma a differenza di Teramo, in caso di mancato accordo tra il presidente Sebastiani e vari gruppi con i quali sta intavolando discorsi per passare la mano in tutto e in parte, il massimo dirigente ha ribadito lunedì ai nostri microfoni che in ogni caso non avrà problemi ad iscrivere anche da solo la squadra al prossimo campionato di Lega Pro, che il Delfino stavolta non potrà sbagliare. No, io se potessi chiuderei domani mattina. La data limite, ripeto, il Pescara si deve iscrivere, adesso deve pensare a fare. Quando sento gente che parla a vanvera e non si rende conto di quello che c'è da fare da qui al 22 di giugno, verrà tutto garantito. Queste cose le deve fare il sottoscritto e ancora una volta le farà. Insomma, l'estate entra nel vivo e anche le temperature, non solo quelle riguardanti le condizioni meteo, si innalzano. Trovare gli assetti per farsi trovare pronti allo start della stagione 22-23. Il tutto mentre i playoff devono ancora designare chi raggiungerà in cadetteria su Tirol, Modena e Bari.